Ciao ragazzi e bentornati nel mio strano canale di elettroniche fai da te. Gironzolando negli stand dell'ultima Maker Faire, mi sono imbattuto in un piccolo, anzi direi minuscolo, mini arcade realizzato con Arduino. Questo. Ringraziamo Horus del canale Telegram di Survival Hacking per le foto perché io non ne avevo fatta nemmeno una. Vendevano questo fantastico kit di montaggio a poco più di 50 euro, cifra sicuramente giustificata anche se è troppo elevata per l'utilizzo che ne avrei fatto io. Ci avrei giocato un paio di volte, realizzato qualche contenuto per il canale e poi sicuramente conoscendomi l'avrei lasciato da qualche parte qui in laboratorio a marcire. Quindi siccome sono pieno di tanto materiale per realizzare infiniti progetti, voglio provare a realizzarmelo da solo. Mi basta solo capire come farlo funzionare. Di conseguenza il 37esimo progetto della serie 100 progetti con Arduino Uno è un mini arcade con display OLED. Come ogni volta che provo a realizzare qualcosa, la mia prima fase è dedicata alla ricerca. A quanto pare non sono il primo a realizzare queste cose, quando mai migliaia di maker l'hanno fatto prima di me. No, God! Prima regola del mio canale, se una cosa è già stata fatta, scaricala, modificala, utilizzala e ripubblicala in modo che altre persone possano utilizzarla e tu non perda tempo a riscrivere tutto da zero. All'inizio avevo in mente di riprodurre lo stesso gioco che avevo visto in fiera, ovvero Space Invader, ma poi navigando in rete mi sono fatto condizionare e ho preferito Tetris, che sinceramente mi piace molto di più. Anche in questo caso il magico mondo di internet mi viene incontro e trovo subito quello che fa per me. Riesco a trovare un codice già bello pronto e compilato, ma con una piccola pecca. Bisognava realizzare un controller con una rete di pulsanti e resistenze che sinceramente non mi andava proprio. Lo scopo dei miei progetti è quello di essere il più plug and play possibile. Quindi via di programmazione modifichiamo con molta pazienza il codice in modo da farlo funzionare con un joystick come questo. Non vi sto a spiegare passo dopo passo cosa ho modificato e come funziona perché molti passaggi non li ho capiti nemmeno io. Posso solo dirvi di averlo snellito leggermente e averlo pulito da stringhe che a mio avviso risultavano troppo ripetitive o compilate male, ha parlato il genio della programmazione. Per questo progetto avremo bisogno di un Arduino Uno Rev 3, giuro che un giorno di questi acquisterò il Rev 4, un modulo joystick KY023 o simile, un display OLED da 0,96 pollici Total White I-Quadro C e un modulo buzzer per avere un minimo di feedback audio. Per lo schema di collegamento, il codice e tutto il resto vi rimando all'articolo che scriverò sul mio blog. Come sempre nella descrizione di questo video vi lascerò il link, lo trovate qui sotto, vedete? Cableiamo velocemente il tutto e carichiamo il codice. Bellissimo, vero?
E si possono anche caricare altri giochi come Pac-Man, Space Invader, Pong. Se proprio mi gira, ci realizzo anche un bel mini cabinato. Anzi, facciamo così, solita sfida: se questo video raggiunge le 1000 visualizzazioni e 100 like nei primi 15 giorni da quando ho posto il video, vi prometto che realizzo un mini arcade stampato in 3D con un Arduino Nano, al massimo un Attini 85, che è davvero piccolissimo. Che ne dite? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi aspettavate un tutorial avete proprio sbagliato canale. Qui dentro trovate semplicemente progetti che potete scaricare gratuitamente e replicare a casa. Il video è semplicemente un plus, lo lascio per dimostrare che il progetto funziona perfettamente. Lasciatemi un bel like di supporto e iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti. Può sembrare strano, ma questa è una cosa davvero importante per me. Mi raccomando, spuntate anche la campanella delle notifiche e state va buon. Spengo perché mi sono rotto leggermente le palle.